Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con il Laboratorio Salute, questo nostro piccolo salotto virtuale, anche un po' zen, dove possiamo sperimentare tutto ciò che fa bene al corpo, alla mente, all'anima e allo spirito. Allora, oggi devo ringraziare la persona. Eh, che mi ha contattato, che ha dato l'ispirazione eh, a questa trasmissione affinché possa essere stata messa in onda, ovvero Michela Savia. Buonasera e benvenuta qui ai nostri studi. E devo dire che molto spesso capita di ricevere una mail e, eh, con delle proposte, e poi effettivamente queste proposte vengono concretizzate, è proprio stato il caso dell'argomento di oggi, perché Michela Savia è naturopata, esperta anche di massaggi aiurvedici, comunque amante del naturale, del biologico e di tutto ciò che eh, comunque possa garantire una vita sana ed equilibrata, eh, a un certo punto della sua vita ha deciso, visto che ha un piccolo orto, di prodursi i, i propri ortaggi la propria frutta utilizzando un'agricoltura biologica, quindi cercando in internet che cosa è successo. È successo che eh, appunto volevo cercare qualcuno che mi insegnasse come fare eh, biologico al 100%, cioè per me 100% biologico significa eh, utilizzare anche del materiale naturale per intervenire magari sulle eh, malattie delle piante e quindi cercando in internet ho trovato un corso online, e ho comprato questo corso e ho conosciuto il professor Tim Maia. Dopo aver fatto questo corso che ho trovato meraviglioso perché parlava proprio di cose che ci le cose di cui diciamo, cercavo. E, niente, alla fine l'ho contattato per ringraziarlo per questo corso perché con piccoli dettagli mi aveva aiutato a migliorare le mie prestazioni agricole e così niente, gli ho chiesto se voleva venire in Italia e lui ha accettato e quindi abbiamo incominciato a organizzare dei corsi di agricoltura biologica. Ecco, quindi avete capito che l'argomento di oggi, che noi tratteremo, e ringrazio soprattutto il professor Tim Maya, che ci ha raggiunto qui no, i nostri studi, lui è un, di, eh, cioè un professore di origini indiane. No? Sì. E lo ringraziamo perché è qui in Italia da qualche giorno ed, è, ed ha deciso di passare qui nei nostri studi che eh, noi siamo un emittente molto green e cerchiamo di promuovere diciamo, una cultura green che si basi anche su un'agricoltura biologica. Molto spesso, ed è la cosa più facile che eh, si dice, l'agricoltura biologica non è possibile su grandi distensioni e che comunque è un mercato di nicchia, è molto costoso, che tutti non se lo possono permettere, quindi rimane sempre qualcosa di molto ristretto. No? Pe penso sia anche per lei così, Michela, esatto. no? questa opinione, sì. un po' anche l'opinione di tutti. Esatto, sì. Però in realtà il professor Tiamma è qui per rappresentarci una nuova tipologia di agricoltura, ovvero l'agricoltura vedica, biodinamica, biologica e addirittura anche rigenerativa. Ok, sì. Vero? Esattamente, sì. Allora, tanto più che il professor Tiamma eh, ha una team, giusto? Team, esatto. Team eh, ha una grandissima carriera. Esatto. You a have a very mm, large experience in this field. Yeah, yeah. thank you very much uh, for inviting me, Miko. Uh, uh, I would like to thank uh, uh, Telecolor for um, inviting me because uh, this is such an important topic that can bring a radical change in the food and agriculture in the entire world. Quindi grazie per avermi invitato qui e voglio anche ringraziare il vostro canale perché questa è proprio una grande possibilità per dare un input per un cambiamento. No, per noi invece è davvero un grande onore averla qui perché noi promuoviamo sempre con trasmissioni, informazione a livello locale, lombardo, emiliano, questo cambiamento che ci deve essere. Ma ci sono popolazioni, in particolare ce n'è una, eh, che ha fatto questo grande cambiamento, ovvero questo cambiamento è partito dalla politica, perché il Bhutan è il primo paese al mondo completamente ad agricoltura biologica e lei ha collaborato per sei anni alla realizzazione di questo progetto e questo progetto è partito da una mente aperta che è il suo sovrano perché il Bhutan è una monarchia costituzionale eh, che è governata da un giovane monarca che ha studiato a Oxford. Con la mente aperta e yes. che ha deciso di fare questo grandissimo cambiamento. Sì, yes. uh, yeah, uh, ho avuto una grandissima opportunità di lavorare Bhutan come consigliere del governo per sei anni nel Bhutan. è un paese molto diverso paesi suo paradigma di sviluppo chiamato Gross National Happiness. Diciamo che il Bhutan è, è un paese molto diverso se lo paragoniamo a altri paesi, perché ha una cosa in particolare che si chiama il... diciamo, noi abbiamo il PIL, invece lì hanno, pratica, misurano la felicità delle persone. Yeah. Non il PIL, uh, it's a small country which is uh, in between the two big economies, India and China, but because of its very unique approach towards human well-being and happiness, it is known all over the world. Diciamo che è un piccolissimo paese, no? In mezzo a due enormi paesi, eh, però, eh, proprio per Piccolissimo, ma eh, si estende su 7.000 km. Eh? Okay, Quindi, pensi di un paese piccolo, ma 7.000 km. Sì, il land è di circa 38.000 km. Sì, ha 38.000 m2 di superficie. Yeah, sì, ma è una piccola nazione se compariamo. Certo, in confronto all'India, co yes. è un piccolo paese dell'India yes. che confina col Tibet, col Nepal e con mm. le Bangladesh, esatto. siamo vicino all'Himalaya, no? Esatto. Yes. Eh, un, diciamo che è un piccolo paese che però fa parlare tutto il mondo proprio per questo indice di felicità che loro hanno. Quindi, yeah. so, um, uh, nel 1971, il quinto re di Bhutan came up with questo very different philosophy called as the gross national happiness. Nel 1971, il re ha conosciuto, ha avuto questa idea dell'indice di felicità della popolazione. Yeah. So in uh, in the philosophy of gross national happiness, sustainable development, conservation of the environment and culture, good governance, they are all part of the whole uh, quindi diciamo che l'indice di felicità comprende eh, il rispetto dell'ambiente, eh, appunto, anche il rispetto dell'essere umano. In il, il presente re ha circa 38 anni eh, ed è molto giovane. Eh, 38 anni, Okay, and support? It uh, supports E diciamo che appunto uh, supporta l'agricoltura la, bio uh, uh, biologica, scusa. Ecco, ma parliamo anche di un'agricoltura biologica a basso costo. Okay. è questo l'aspetto fondamentale, agricole, no? Oh yes, uh, when we talk about farmers uh, from all over the world, one of the problems with small scale farmer is The cost of diciamo che quando parliamo di, uh, di agricoltori, no, soprattutto quelli su una, bas una piccola scala, il problema è proprio quello dei costi. Gli agricoltori quindi devono comprare tutto dai semi, dal eh, letame, dagli eh, attrezzi, devono comprare tutto eh, all'esterno, diciamo. So my emphasis of research was can we reduce the cost of production by producing all the requirements of the farm in the farm itself? Quindi diciamo che lui ha messo l'enfasi sul fatto che ma si può, eh, diciamo, <coughs> produrre senza comprare nulla all'esterno all e quindi utilizzare le materie locali eh, per ridurre i costi? Yeah, it's basically uh, replicating or mimicking the forest ecosystem diciamo che è un po' come replicare eh, quello che succede nella foresta, no, nell'ecosistema. Because in forest the leaves fall down, they get degraded. It's a complete loop system. And if we can replicate that in farming a farmer need not buy most of the inputs from outside. Cioè, se noi guardiamo ad esempio ciò che succede nella natura, vediamo che a un certo punto le foglie cadono e automaticamente si degradano e servono come eh, nutrimento come per eh, esatto. E quindi se noi riusciamo a replicare questo nell'agricoltura eh, nell è c'è cioè, un punto molto importante. So there are simple low cost, smart techniques that are from the farmers from all over the world. Uh, and also, some of my research. I combine everything and try to see how we can reduce the cost of production. The quindi ci sono delle tecniche molto semplici che ha raccolto eh, diciamo in tutto il mondo e le ha ehm, diciamo messe insieme proprio per cercare di ridurre i costi nell'agricoltura. Eh, nell ecco poi lei ieri proprio era a Roma no? in questi giorni alla, in Roma, alla, in alla FAO per tenere una conferenza a livello mondiale, una videoconferenza in materia proprio che noi stiamo trattando, quindi lei lavora… Eh, non l'abbiamo detto, come presentazione, vive da più di cinque anni in America e, e lavora con tantissimi paesi al mondo che sono a stretto, cioè devono affrontare anche a livello proprio, eh, diciamo. Eh, quotidiano problema della mancanza del cibo, sono paesi anche che dove la popolazione e la gente muore di fame. Sì, ho fatto una sull'esperienza Bhutan, uh, a uh, F.A.O., a Roma, il uh, 4 dicembre. Uh, it was very well received it was a webinar which was broadcast all over the world sì ho fatto una conferenza proprio per la fao il 4 dicembre ed era una conferenza online webinar eh, dove appunto parlava di questa esperienza nel Bhutan. i am i'm i'm happy that united nations uh, fao is interested in Regenerative concepts of agriculture. Sì, è molto felice che la FAO è interessata proprio a questo concetto dell'agricoltura rigenerativa. I work in uh, different countries, uh, projects like in Bali, we have a project for education. Uh, especially teaching organic agriculture in India, I, we have a project in Sri Lanka. I have a project. So, in different countries, I promote these techniques of low cost farming systems. Sì, lavoro in vari paesi, come ad esempio Bali, dove abbiamo un progetto che insegniamo in pratica agli agricoltori automaticamente ad insegnare queste tecniche. Poi lavoro anche in India, oppure in Costa Rica. Yes, Costa Rica, Sri Lanka e molti altri paesi. E in vari altri paesi? Ecco, in questi paesi, tanto per far capire che il biologico mm -hmm. non vuol dire produzione, mm -hmm. bassa produzione, costi elevati, e si spera comunque di buona qualità, ma eh, questo tipo di biologico porta a una produzione molto elevata, molto consistente. Parliamo addirittura di radici di daikon che raggiungono gli 8 kg e di melanzane da 1 kg. Uh, they are speaking about uh, the radish.: e no, non geneticamente yeah. eh? Uh, they want to um, show that in this country uh, is it possible to create uh, organic agriculture, because they can create, uh, you know, for example, radish about uh, eight cages. and Yeah: Yeah, it is possible because uh, every seed has the capacity. To express its fullest potential. Sì, ogni seme ha la, ha la capacità di esprimere la sua grande capacità, no? Potenziale. Diciamo che la fotografia che tu vedi è proprio un esempio di un'agricoltura nel Bhutan. They are very normal seeds. Questi sono stati, erano semi normalissimi, quindi non semi geneticamente modificati o ibridi. So seeds, quindi se tu crei una buona condizione no, nel terreno, uh, the seed its il, il, il seme esprime il suo potenziale massimo. So yield or Uh, issue in Quindi la produzione o anche eh, il guadagno non è un problema per quanto riguarda l'agricoltura biologica. But from in farming, like and bio inputs, Però tu hai ragione perché se noi compriamo delle cose fuori, no, come ad esempio il compost o i pesticidi o altre cose, It will be very expensive farming. Di sicuramente I costi saranno molto più alti, quindi sarà una, insomma, un problema. So for, uh, for making your farm sustainable and increasing your yields, you need to produce all the inputs on farm, mm. utilizing the resources. Quindi per far sì che la tua azienda agricola sia sostenibile, eh, bisogna appunto ridurre i costi. Yeah, like even in Italy and France, you have those big pumpkins which are 200, 300 kilograms. Like, for example, in Italy and France, we have the no, which are circa 200, 300 kilo, uh, 200? Yes. Okay. So, I'm not saying that every farmer should be growing that, but it's an example that seeds have capacity to produce so much. Diciamo che non è che voglio dire che tutti gli agricoltori devono produrre no, queste zucche da 200 kg, però è soltanto... No, da 2 kg, 2-3 kg. 200, chili. 200 yes. ha detto, due, sì, 200 kg. Yeah. Yeah. Sì, c'è proprio una fiera, no? Ah, che sì, delle quelle, zucche sono più ornamentali, no? Che Do arriva. you use it to eat? eat They don't use it for eat, oh, no. eating purposes, it's just okay. for exhibitions and all. È solamente per all. esibire, no? Che, che un, diciamo, un seme ha la capacità... Di eh, produrre una zucca di 200 kg e quindi dice che eh, non è che vuole dire che dobbiamo produrre questi, eh, questi utilizzare questi semi per, però è solamente per far capire come un seme ha una grande capacità yeah. potenziale. Quindi il proprio obiettivo di questa low cost è di creare il suolo, imparare ai farmers come possiamo usare. The locally available that are available everywhere. Lo scopo diciamo, di questa eh, agricoltura rigenerativa è far capire che bisogna eh, innanzitutto rispettare il terreno e poi insegnare alcune tecniche per, eh, alcune tecniche, insomma, per portare a, a punto questa, questa agricoltura. Ecco l'esempio delle butane. Eh, può essere riportato ehm, in qualsiasi altra parte del mondo? World, cioè, l'Italia è un paese fortemente a vocazione eh, agricola, no? In però da noi eh, si usano tantissimi pesticidi, uh, l'agricoltura uh -huh. è intensiva, is, uh, gli allevamenti sono uh -huh. intensivi. Uh -huh. Yeah. Possiamo, cioè, secondo lei potremmo invertire la marcia e diventare così e uh, essere più ricchi and, uh, anche uh, in salute? Uh, yeah, yeah. I would say yes, it is possible. Sì, vorrei dire sì, è possibile. But it is n it 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 cannot happen uh, in one day or in a shorter period of time. It has to be in phases over a period of time. Bisogna farlo in fasi. But if you take let us say the time span, if you take about maximum of 5 years of time Però and work scientifically, Facciamo un esempio, mettiamo che ci prendiamo 5 anni e lavoriamo scientificamente. I'm, I'm sure we can Uh, a, uh, of land into sono sicuro che potremo trasformare qualsiasi ettero di, di, di terra in bio, nel biologico. For instance in some of my projects there are large coffee 5000 acres. Ad esempio gardens. nel mio progetto uh, ci sono tantissimi uh, ci sono delle, diciamo, delle grandi aree di uh, tè o uh, di caffè o medicinal plants. Okay. Uh, so uh, over there we don't Transform it overnight. It takes un an year and a year and a half o due years to gradually transform from modern agriculture to really regenerative organic agriculture. Quindi anche in questo caso eh, non è che in un giorno diventiamo subito biologici, no? Però piano piano nel tempo, anno dopo anno, è possibile. Yeah. Che cosa succederà se continuiamo a utilizzare e a mangiare Tutti alimenti così in tanto spucchi. inquinati? Su so, una mela, una semplice mela che noi mangiamo, fanno 40 trattamenti. E hanno fatto 40-40 trattamenti. Sì. Non voglio creare fede fra i vostri viaggi, è veramente fierce. Se guardate in Um, pesticidal residues in vegetables and fruits. E diciamo che non voglio creare paura nel tuo pubblico, però in realtà eh, diciamo che eh, è pericoloso. Because perché purtroppo questi residui diciamo che non sono invisibili, noi non li possiamo vedere ad occhio nudo. Perché come tu dici appunto una mela riceve circa 30-40 trattamenti e dov'è che vanno? Vanno a finire all'interno della mela. E purtroppo neanche lavandolo va via. By not much of the e purtroppo in neanche cucinandoli va via. E purtroppo si accumula nel nostro corpo e per questo che purtroppo eh, ci sono molte diciamo, malattie come il cancro. Ecco, per esempio, Dico una sciocchezza, tutti hanno mangiato la banana, no? Example, e si pensa uh, che la banana, perché arriva dall'Africa, sia naturale. That, uh, banana, uh, Africa, natural. Ma mm -hmm. è vero che sulle no. piantagioni di banane passano gli aerei spread, con sopra you know, il DDT? Yeah, th that's a Is it true that they spray DDT uh, with plain on these uh, crops? Yes, uh, you, we have talked about banana, if the, the banana that we get in our supermarkets diciamo che la banana stiamo parlando appunto della banana è la banana che noi compriamo nel supermercato There are only three varieties of banana which are grown by these big companies Sono solamente tre delle varietà che diciamo che le grandi compagnie coltivano And these are monocultures large acreage one variety grown So when you have monocultures you have more diseases and pests e purtroppo diciamo, eh, le, una varietà sola di eh, frutta crea, crea maggiore malattie nelle piante. And they are all e sono tutte trattate. Ok, diciamo che il problema principale è quello che riguarda le, diciamo, le, le piante a foglie verdi. Sì, tutti noi no, mangiamo l'insalata o comunque facciamo dei panini che appunto contengono magari foglie verdi. So all with these e purtroppo sono tutte trattate con questi eh, diciamo prodotti chimici. They look nice, green, fresh. Sembrano, sono bellissime da vedere, no? sono verdi, fresche. Però purtroppo ci sono appunto questi residui invisibili che entrano a far parte del nostro organismo. So I would suggest uh, that avoid chemically grown produce. Io quello che vorrei suggerire è proprio di evitare eh, di coltivare a livello chimico. Uh, or else grow your own food in your backyard. Oppure ognuno di noi potrebbe to tranquillamente avere il proprio orto nel, nel, a casa. To some extent, not complete requirement of the food, but Buy Organic for Your Own wealth, uh, Health. Oppure comunque comprare biologico proprio per la nostra salute. Allora, ehm, cerchiamo di capire. Adesso abbiamo parlato okay. in linea generale di inquinamento, di agricoltura biologica, quello che eh, anche noi potremmo diventare. C'è un'equazione molto bella che è quella basata sull'economia eh, del Bhutan? che dice natura rigogliosa uguale cibo sano uguale felicità uguale vera ricchezza. Questa è un'equazione molto semplice, no? Organica, agricoltura, you be happy and puoi ripetere per favore, scusa? L'equazione che eh, quella è stata è riportata dal, da questo paese natura rigogliosa okay. good, uh, nature, mm -hmm. uguale a cibo sano Equal, uh, good food, mm -hmm. uguale a felicità Equal mm -hmm. e questa è la vera ricchezza and this or the Asian diciamo che è, diciamo uh, appunto è una cultura molto antica, no? buddista Because you are what you eat. E tu, tu che mangi. If you produce food by violent means, by applying fertilizers and chemicals. in By disturbing troubling mother earth, eh, madre natura. and the food that is produced is also having that violence. so so eating organic food is actually respecting earth and the entire environment. Quindi mangiare organico significa appunto rispettare uh, ambiente. so that's the reason in the buddhist philosophy, a lot of emphasis is given

Um, birds, animals, earth, everything around me is my neighbor. Uh, il prossimo non significa chi abita uh, vicino a te, però uh, significa tutto, no? Quindi gli insetti, uh, i microorganismi all'interno del terreno, tutto tutto quello che vive intorno a noi. So it's very important how we produce food. We need to produce food without harming Mother Earth. without harming any of the creatures. Quindi è molto importante, no, come noi produciamo il nostro cibo, dobbiamo produrlo senza danneggiare l'ambiente e la madre natura. But unfortunately organic food has become the food for the rich. Però purtroppo oggi come oggi i prodotti biologici sono diventati sono diciamo solo per le persone ricche. If we have to change that. Every if large number of farmers start growing organic food il costo di e sarà disponibile per tutti. Però purtroppo questo dobbiamo cambiare, no? perché se molti eh, agricoltori incominciano a produrre cibo biologico, automaticamente anche il costo del cibo, o biologico, viene ridotto e soprattutto loro riescono comunque a guadagnare e a stare in piedi, perché le, comunque le aziende agricole, la prima cosa che dicono noi non possiamo fallire, dobbiamo sopravvivere, e quindi questo è l'aspetto fondamentale. No? Quando i costi sono più elevati di quello che il mercato offre, perché poi alla fine vengono quasi tutti strozzati questi piccoli agricoltori, The, the farming uh, they cannot uh, della grande the problem is the, the, the large distribution no yes yes it's it's the industrial model which is hurting the farmers all over the world sì purtroppo diciamo che grande sta un po' creando dei problemi agli agricoltori but even in organic agriculture that industrialization of organic agriculture is happening large areas under organic farming one growing one crop under organic farming, but that is not real organic farming. Uh, can you please yeah, There is industrialization of industri cioè, diciamo, organic agriculture Diciamo che c'è anche eh, una uh, industrializzazione dell'agricoltura biologica Abbiamo tantissimi ettari di uh, agricoltura biologica che però coltiva soltanto uh, una, un, ve un vegetale una pianta E questo è un bene o un male? E is it, good or no? it is not good because That is not what means. No, 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 non, è, non va bene perché questo non è quello che significa avere una produzione di agricoltura biologica. Allora, proprio per spiegare, adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria, mm -hmm. ma eh, subito dopo state con noi perché arriviamo nella parte quella più interessante, no? Mm -hmm. eh, perché daremo diversi consigli, ovvero il professor Tim è qui in Italia proprio per fare questi corsi no, di eh, agricoltura rigenerativa dove si spiega in che modo poterla fare a veramente a bassissimo costo, anzi a costo quasi zero, perché le erbacce che crescono nei campi diventano diserbante naturale, le stesse erbacce possono diventare nutrimento per eh, i terreni. Poi per esempio una cosa che noi abbiamo tutti in casa, che produciamo tutti, l'umido, okay, you know che è un grosso waste, problema uh, perché non sappiamo più come us abbiamo, us le, abbiamo le discariche piene, mm -hmm. costa P tantissimo, paghiamo tantissimo the di the rifiuti, di tasse, uh -huh. l'umido uh, è una cosa preziosissima. Avete tante cose che potete spiegarci come il letto rigenerativo, poi che cosa, Michela, magari dimmelo tu? Sì, sì, velocemente sì. Il che cosa il di compost, cosa composta, ad esempio, magari eh, che non ha bisogno di una manutenzione, no? Compost without turning. Yeah, compost poi parliamo turning. di fertilizzanti naturali, mm -hmm. eh, gli insetti, nella malattia delle piante. Mm -hmm. Eh, poi eh, quali sono i progetti futuri per Italia okay, next plan for questo lo facciamo plan for subito dopo la pubblicità okay. era per dare qualche indicazione Brevissima pausa pubblicitaria, vi ricordo che stiamo parlando col professor Time e con Michela, appunto stiamo parlando di agricoltura biologica e soprattutto rigenerativa a basso costo. Allora cerchiamo di capire, ehm, ci sono molte cose che possiamo spiegare ai nostri telespettatori che amano il naturale, che amano il biologico. Viewer, no? mm. Questa è la seconda volta che lei ritorna in Italia, ritornerà anche seconda nel 2019. Uh, uh, e state tenendo dei corsi, no? Corsi mm. pratici, cioè proprio la portata di tutti. We are doing some for Questa è la seconda visita di quest'anno. Ah, di quest uh, so diciamo che visito uh, l'Italia ogni anno dal 2004. Eh, Yeah. So um, we had a couple of courses um, in the recent past. Sì, abbiamo fatto un paio di corsi nel, nel, diciamo, nel tempo presente, uh, ultimamente. Yeah. From tomorrow there is a three-day course on uh, biodynamic agriculture. Domani inizieremo un corso di tre giorni riguardante l'agricoltura biodinamica. And we also had course on how to use. Abbiamo anche fatto that. un corso sulla cucina ayurvedica e eh, per quanto riguarda le spezie. Yeah. Ecco, allora veniamo all'aspetto diciamo quello più incriminato, okay. ovvero pesticidi e diserbanti. Fertilizer and antipesticidi. Cosa possiamo dire agli agricoltori che fanno Tutti agricoltura intensiva about, uh, per convincerli che possono fare un cambiamento e non utilizzare più? I pesticidi. È possibile use, uh, creare pesticidi, pesticidi naturali? Sì, quello che vorrei dire per loro è che iniziamo. With experimenting in small areas. Quindi la cosa che vorrei dire è prima di tutto prova a sperimentare in una piccola area, no? And that, get some basic on low cost e prima di tutto magari puoi fare un training su come utilizzare queste tecniche. And these have any diciamo che queste tecniche non hanno nessun brevetto.

Then they can start in the areas. Quindi se gli agricoltori incominciano, no, dalle piccole aree, incominciano a sperimentare, poi dopo una volta che hanno preso confidenza, possono applicare queste tecniche appunto anche su grandi aree. Adesso now if you see all over Italy of the winter, uh, people are all cleaning their leaves and want to throw it away. Adesso, quello che noi vediamo, visto che è inverno in Italia, uh, le, le foglie cadono degli alberi e le persone vanno a pulire. Okay. sotto gli alberi perché vogliono magari fare pulizia fro di fronte a casa no? vogliono eliminare queste foglie secche però purtroppo nella, uh, nel, nel concetto dell'agricoltura rigenerativa ciò che per noi è pulito uh, per la natura uh, non lo è So, è povero. Esatto. <laughs> so uh, about what it requires is a little bit of knowledge on how to use all the waste, biodegradable waste, into compost or manure. Diciamo che quello che eh, si richiede è di avere un po' di conoscenza su come eh, trattare eh, i, eh, diciamo, i, i rifiuti ecco biodegradabili. You can see in the video like how farmers in in my last training program. How they can make compost by using the weeds and Ecco, ad esempio, qui in questo video, nell'ultimo corso che ho fatto, puoi vedere come le persone utilizzano eh, diciamo, eh, il materiale di scarto per creare un compost. Questi metodi sono low cost perché non richiedono turning o anything like that. E questo metodo è un metodo che non ha costo perché non richiede neanche una manutenzione, questo compost non richiede di essere eh, diciamo, eh, girato no? perché spesso il compost eh, si deve girare. E questi compost si mettono in 3-4 mm, anni? And you can just use them in your field. E Questo compost eh, diventa pronto nel giro di due o tre mesi e poi lo puoi utilizzare sulla terra. And we can also use Quindi quello diventa un fertilizzante. Il concime un fertilizzante naturale. Sì, diventa proprio un fertilizzante naturale che si può utilizzare. And we can also use possiamo anche utilizzare i vermi, ad esempio, for, for making compost. per fare un compost. E se sei in una piccola. potete dire che. I live in an apartment and I don't have land to do this. E se tu magari dici, ma però io abito in un appartamento, non ho il terreno per fare tutto questo. You can use your potted plants. Tu puoi utilizzare eh, la, la, il tuo vaso m, della pianta. For composting your own Per, eh, man diciamo, per... M, utili puoi utilizzare il vaso della pianta m, per inserire il... il, il il, le materi, come si può dire, eh, sì, il, il, il lumido. Il l'umido, brava, non mi veniva, scusa. Uh, yeah. sì. uh, and also a like lot of things we waste, like in Italy there is a common tradition of uh, using uh, rice and uh, lentils, we wash them and we throw the water. Ad esempio, esempio c'è anche un sistema molto interessante. Visto che noi in Italia mangiamo tutte le lenticchie e il riso, e prima di mangiarle uh, laviamo, e quest'acqua, invece, l'acqua che. Uh, di scarto, brava. Eh, si può utilizzare per uh, innaffiare. No? Brava, brava. So, e si può utilizzare per innaffiare le piante, quindi in, non la dobbiamo buttare via. Quindi yeah, queste so washing, le prime washing, hanno molti nutrienti in loro e possono essere utilizzate per watering le proprie piante potate. Quindi appunto quest'acqua, no, de, de del primo ammollo, si può proprio utilizzare per annaffiare le piante. Ecco, io pensavo fosse acqua tossica, dicevo via 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 non tossica. Assolutamente. Acqua nociva. No, non no, no, perché è piena di nutrimento. Yeah. So like that we can have different methods, low cost methods for making manures. And coming to pesticides, uh, uh a Italian kitchen can be a good pesticide unit for a farm, you know. Eh, diciamo che parlando eh, per, per quanto riguarda i pesticidi, la, la, cu la nostra cucina potrebbe essere proprio un'unità importante eh, per eh, creare dei pesticidi naturali. Onion per per many ad esempio l'aglio oppure le cipolle oppure altre erbe si possono utilizzare. Si possono utilizzare facendoli fermentare e poi appunto si crea eh, la, il pe pesticida naturale. Ecco, a proposito di quel video che abbiamo visto <coughs> prima che era un... Eh, intanto se vuole bere un goccio Grazie. di acqua Michela che così si schiarisce la, 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 la voce. Allora, quello che abbiamo visto prima, molti si chiederanno se questo è un compost aerobico o anaerobico, perché il compost che noi siamo abituati eh, ad avere vicino alle nostre città, ci sono dei grandi compostaggi, puzzano. yes you know, the compost that we have uh, that's that's a ha wonderful question no, no, that's, that's a wonderful mm -hmm. question. That's a wonderful question. Uh, so so over here you can see in the beginning of the video <coughs> there are at the center there are wooden sticks that are laid at the center in questo video soprattutto all'inizio um, si può vedere che in mezzo abbiamo messo uh, dei tronchi di legno uh, so that is very important because when you're layering waste and when you have something at the center <coughs> Uh, it makes, tronchi. yes those sticks are very important at the center so those sticks are laid up to about one feet high so that when the materials are composting they fall like this E c'è un loto di air spaces creati in Ok. Questi uh, tronchi servono messi uno sopra l'altro, creano proprio uh, la reazione per il compost. Perché poi una volta che gli strati uh, del, de, del materiale verde e secco vengono messi sopra, automaticamente rimane l'aria per. So, this is an compost

Si, 17 17 uh, 17%, yes. uh, il 17 di ossigeno oh, but, but, uh, 70% 17 ok però i microorganismi in questo caso ne richiedono soltanto il 6% so if they get 6% oxygen they are aerobic quindi se loro ricevono il 6% di ossigeno sono aerobici. So And every has <laughs> Quindi qui si creano i microorganismi? This, yes. okay. micro Quindi diventa ancora più ricco. It becomes rich, it becomes rich. Yes. E yes. qui la produzione come sarà quando noi la diamo nei campi so in, in, in o nei. how is the production of the vegetable when you put this compost on the plant? yeah, yeah, when you put the compost on the plant, the best indication is in the flavor. so some of the best chefs, uh, they can identify the quality of the produce. By the and the next is the taste. I migliori eh, chef possono proprio eh, capire se eh, un ortaggio è buono dal profumo o dal gusto. The esempio è if you eat anything wild, from wild collection. Diciamo che il, un esempio molto importante è quando noi utilizziamo qualco, o mangiamo qualcosa di selvatico. Anything that is wild that you cook, it has a very strong aroma. So it's very natural for a plant to produce all these nice flavors. È molto naturale per una pianta produrre questo fantastico uh, aroma. So when you apply modern fertilizers, the aroma everything is Però sfortunatamente quando applichiamo i eh, moderni fertilizzanti tutto il gusto scompare. Ah. Eh, io, eh, cioè per me è difficilissimo distinguere un tipo di insalata da un'altra se non la vedo perché sono tutte di plastica, uh -huh, soprattutto se sono quelle in sacchetto, uh, no? is, uh, uh, non hanno un sapore differente, salates, uno mangia salates, la, la iceberg, look. la lattuga, yes. eh, la gentile, sono tutte uguali come sapore. Uh, uh, rocket or, uh. oh, yes. yes because uh, most of the produce that you get they are grown by chemical fertilizers Putrappo. they don't have this um, nice aroma and flavor because in italy you have an amazing food culture Sì, diciamo che purtroppo quello che noi compriamo oggi viene prodotto proprio dalla m, moderna agricoltura. Eh, noi in Italia però siamo fortunati perché abbiamo una cultura alimentare ancora. Sì, questi buoni flavors di tomato, oregano, basil, thyme, rosemary, le grandmamme, le vostre grandmamme, si mixano in such a wonderful combinazione, ma oggi tutto va a finire perché flavors. Eh, perché appunto le nostre nonne no, usavano proprio raccogliere le piante come ad esempio le piante aromatiche, le, misa, le, le miscolavano insieme e creavano un aroma fantastico, però purtroppo oggi si è un po' persa questa cultura. Allora, veniamo all'altra questione. Okay. Eh, noi siamo convinti che quando vediamo dei, insomma, dei campi coltivati crescono delle erbe che noi chiamiamo infestanti. Le chiamiamo erbacce. In realtà queste erbacce sono un potente, diciamo, diserbante naturale. Cioè, se vengono strappate e adeguatamente trattate con tipo adesso non mi ricordo urina. Di uh, mucca. Per esempio, with urin. Mm -hmm. E yeah. poi che cosa si mette? Non mi ricordo uh, più, ma eh, io non sono. Oh, yes. uh, Michael, that was a wonderful question. My, my is on using weeds. Infatti, questa è una bellissima domanda, perché il mio interesse maggiore è proprio quello di utilizzare le, le piante selvatiche. If you go few years back, se diciamo che se andiamo uh, migliaia di anni fa, all plants were weeds. Tutte le piante erano piante selvatiche. Uh, e Non sapevamo plants. neanche come utilizzarle. E moment dal momento in cui siamo venuti a conoscenza del proprio uso, le abbiamo fatte diventare spezie, eh, semi o seeds or? Yes, uh, cereals, ah, cereali, lenticchie. Okay. So, We need, we need Quindi dobbiamo un po' ridefinire che cosa sono le erbe spontanee che tra l'altro noi come dicevi tu chiamiamo erbacce. In all the agriculture books weeds are unwanted eh, infatti nella maggior parte dei eh, libri di agricoltura eh, le eh, piante selvatiche sono erbacce. Quindi. So we need to re redefine weeds as weeds are plants. Whose uses are yet to be known. Diciamo che dobbiamo capire che queste piante eh, sono piante importanti e il loro uso deve essere riscoperto. ci sono circa 7000 piante selvatiche che possono essere utilizzate come cibo And most of them are as weeds. E molte di quelle vengono proprio chiamate erbacce. Uh, for instance, in Italy, uh, the Ad esempio, in Italia, noi abbiamo l'amaranto. Uh, which grows wild everywhere. che cresce selvatico ovunque molte persone lo utilizzano ma la maggior parte lo, lo, lo stirpa cioè lo, lo strappa ah, io lo vado a comprare nel negozio del biologico l'amaranto è molto costoso è molto costoso c'è un'altra pianta che si chiama portulacca, which which on the, on the che cresce proprio nel terreno in modo uh, selvatico. And it's a plant which is which I call it as fish for vegetarians. È praticamente una pianta che lui chiama uh, una pianta, uh, è come se fosse il pesce, il pesce per they... i vegetariani. Acids, Perché ha molti uh, acidi uh, omega. Uh, and there uh, un'altra pianta che è un po' una cugina della quinoa. It's called Che si chiama It's available Mai all sentita. over. Qua da noi, eh, la in, here, in, Italy. in Italy it is there. Sì, sì, not many people use it. You can use it as food. Not many people use it, but you can use it for si cooking. And, and the rule of nature is, any weed that is strong smelling Eh, diciamo che in natura c'è questa regola, no? che ogni pianta che ha un forte aroma oppure qualsiasi pianta, erba, scusa erba, che non viene mangiata dalle sheep, sheep I mean, da, dalle okay. capre e dalle pecore uh, you can them and use as a le puoi utilizzare per fare la fermentazione, utilizzate poi per, come fertilizzanti, eh, scusami come antipesticidi. Just with cow urine or just with water. Basta fertilizzarli con l'urina della mucca oppure anche con l'acqua se non si ha l'urina. Quindi li puoi utilizzare senza comprare nulla dall'esterno. Like come ad esempio questa pianta no, che noi chiamiamo stella di Natale. This is an plant. Questa è una fantastica pianta che si può usare proprio per creare un... Pesticide. La foglia rossa? The Sì, sì tutte e due, due, sia rossa che verde. Quindi si strappano? O Dobbiamo aspettare che yes. la natura faccia soccorso yeah. si We no, now you, you can pluck all the no, no, si possono tranquillamente raccogliere le, 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 le foglie. Uh, e tagliarle in piccoli pezzi. Put it in a, uh, Metterli in una bacinella. Uh, and put water. Mettere un po' di acqua. Puoi anche mettere mm, l'acqua del riso, no? Che hai messo in ammollo? Okay. And cover it with a cloth or a e poi lo copri con una, un tessuto di cotone. Every day you got to stir it. Ogni giorno lo devi eh, girare, insomma, mixare. So that it is e in questo, in questo modo mantiene la, la parte aerobica. Uh, and in due uh, weeks to three weeks time, It is ready for spray. E in due o tre settimane è pronto per essere spruzzato. Do you have to filtering? Uh, stessa yeah, cosa con l'aglio, no? Yes, every day you got to stir. Sì, sì, eh, ogni giorno bisogna mescolarlo, eh, sì. And then strain it and spray, dilute it with equal quantity of water. Poi bisogna eh, filtrarlo, diluirlo in nella con la stessa quantità di acqua And spray e it spruzzarlo on sulle piante. Quindi non so se abbiamo anche un piccolo orticello, quello lo possiamo trattare in questo modo. Uh, garden, un orto can, grande, eh? This, uh, Quindi niente verde rame. Sì, large garden in your small house you use small containers. Sì, diciamo che per un orto grande utilizzeremo un grandissimo contenitore, mentre per un orto piccolino utilizzeremo un contenitore più piccolo. And even your fish waste after after cleaning the fish, uh, they can also be fermented and used as a spray. Anche ad esempio lo scarto del pesce che noi cuciniamo può essere utilizzato come eh, fermen lo fermentiamo e può essere utilizzato per eh, cioè quindi messo nell'acqua nello stesso modo? In the, same, uh, in, in, in the same way, yeah, but the fish would smell very bad, so you, you shouldn't keep it inside the house, keep it outside. Fuori, the house. sì, sì però appunto, parece. sì, esatto, diciamo yeah, che puzzerà yeah. troppo e quindi non mettetelo in, in casa, ecco, fuori casa. So most of the things can be prepared with some basic training. Uh, Molte cose possono essere preparate con veramente una, un, un training uh, breve. Sai, cioè, non so, ci vogliono giorni, settimane per imparare oppure um, Do you need a uh, lots of time to learn? No, not at all. It is like uh, uh, it requires understanding the basics things and it doesn't require much time to learn at all. No, no, non serve molto tempo, diciamo il tempo proprio per capire le le basi. Quindi yeah. Eh, e se dovessimo avere un frutteto, have, uh, che, know, so che anche voi avete and trattato, and per esempio, and abbiamo and parlato and delle and pesche, and no? Mm -hmm. Sì, uh, yes. yes. uh, 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 questo è un esempio del mio orto. del um, mio giardino, sì. Esatto, sì. Yeah. And, and su questo albero c'erano moltissimi insetti, uh, a lot of sucking insects. Eh, proprio insetti che succhiavano gli you know, eh, Dopo aver spruzzato questa preparazione, adesso guardate le foglie come sono. Preparazione a base di... Uh, what kind of fermentation? This is using garlic. con il l'aglio con ah, l'aglio, sì, acqua, aglio sì. o sì. urina di mucca? No, aqua, water. Ah, yeah. acqua, water. Yeah. Yeah. Acqua. Sì. Acqua, aglio, si è fatto fermentare? Uh, garlic, fermented yeah. for one week and then you spray. Per una settimana circa è stato lasciato a fermentare, poi l'abbiamo filtrato e l'abbiamo utilizzato con uno spray. E quindi la pianta che era infestata non è più infestata? no. Esattamente. So, e il trattamento? Quante volte va ripetuto? Sì, sì, eh, proprio dopo solo un trattamento eh, le, gli insetti sono morti e addirittura molte persone che sono passate di lì hanno visto queste pesche sono rimaste mm, meravigliate perché spesso le pesche hanno questa malattia, no? come la bolla così. Eh, mi hanno chiesto: Ma cosa hai fatto a questi alberi? Spruzzati con l'aglio. Esatto, sì. Questo è davvero incredibile. Allora, dobbiamo concludere. Abbiamo l'ultima eh, diciamo, battuta di riflessione. Sì, sì. Dobbiamo trarre le conclusioni. Che cosa possiamo dire a, eh, a chi ci segue, magari anche ai nostri politici, no? Magari gli faremo avere questa trasmissione. Uh, I think um, to conclude, what I would say is uh, from the national perspective, the politicians and the bureaucrats should propose policies that are supporting farmers. Sì, diciamo che, per concludere vorrei dire che i politici dovrebbero proprio creare delle politiche per supportare gli agricoltori. And there should be more awareness uh, campaigns created for organic agriculture in Italy. Sì, ci dovrebbe essere proprio molta consapevolezza per quanto riguarda l'agricoltura biologica. Because Italy is it's much easier to move to um, transition to organic agriculture because of the rich gastronomy culture Perché diciamo have. che in Italia eh, c'è una grande possibilità di trasformare l'agricoltura in biologica eh, per, proprio per quanto riguarda la cultura del cibo. And at the same time, as we individuals, what can we do? Let us start with our potted plants, uh, go, turning it into organic, managing our waste. Let us start with our small kitchen gardens to begin with. And individui what fare? Possiamo tranquillamente incominciare dai nostri rifiuti, no? Come ad esempio l'umido. Yeah, and having safe food is our birthright. You know? we, can, we should not be consuming Food which is full of and e anche diciamo, fare una scelta consapevole come quella di eh, utilizzare un cibo sano come quello biologico è, è importante. And I say, and I would like to thank your channel for sharing these views so that large number of people get interested in these radical changes. Che può essere portato in agroalimentare e agricoltura in Italia. Vorrei ringraziare appunto anche te e il tuo e il vostro canale proprio per la possibilità che mi avete dato di condividere questa esperienza e speriamo che questa eh, possa essere una fase mm, che arriva a molte persone E lo conosciamo, anche noi davvero. Yeah. Allora, facciamo una cosa, visto che non abbiamo terminato il nostro tempo, di, cioè abbiamo terminato purtroppo il tempo a disposizione, ma non abbiamo affrontato tante cose. Time, Quando ritornerà in Italia, a meno che riusciamo a organizzarlo adesso, proprio in questi giorni, so. sento la nostra giornalista Barbara Fogazzi, perché noi facciamo una meravigliosa trasmissione che si chiama Pianeta Verde, okay, nice, uh, dove promuoviamo l'agricoltura biologica It, e biodinamica. No, so. biodinamica. Quindi per noi sarebbe davvero utile poterla incontrare magari in uno di questi corsi e, nice e um, imparare molto grazie thank you invitato uh, for inviting me it's always a pleasure and Ringrazio tutti le persone qui presenti che ti aiutano e proprio per ti a diffondere questo messaggio importante I think this is the first step of Creare la diciamo, consapevolezza fra le persone attraverso la televisione. Questo media. è il primo passo per, per creare proprio consapevolezza, cioè un, attraverso un canale un televisivo. And it will be my in Italy. Ed è un mio gran, sarebbe un mio grandissimo piacere poter eh, condividere le mie conoscenze con gli agricoltori in Italia. Thank you, thank you Grazie. Very much. Noi accettiamo questo invito, allora verremo da voi. Okay. Ringrazio okay. anche ben Michela benvene. perché Grazie è stata poi lei che mi ha contattato. Grazie a te per averci. Dovevamo raccogli. far vedere una cosa un po' spiritosa, no? Eh, se proprio abbiamo un minuto la facciamo okay. vedere, abbiamo Sciaccio. preparato le bucce di banana. Okay. Okay. Eh, ho trovato solo le bucce di banana qui da noi in azienda Telecolor perché abbiamo un mangiatore di banane, abbiamo preso il sacchetto dell'umido, sono andata io a ramanare dentro, l'ho portato qui, l'ho messo in una ciotola, vediamo un attimino come possiamo fare il compost per una pianta, ho aperto anche il frigorifero, ho trovato dentro dell'aglio e vediamo un po' e delle yeah, prugne course, yeah. con, con yeah. dentro? no, senza nocciolo. Yeah. So, so, uh, Normalmente la nostra uh, kitchen waste una famiglia di due o tre We produce almost a kilogram of kitchen waste every day. Diciamo che una famiglia di due o tre persone produce circa a chilo, chilo chilo di umido al giorno. Non okay. anche di più perché faccio tanta verdura, okay. tanto pane. Anche produce more di un kg. Sì, yes, more, that's un <laughs> minimum. Va bene. So, so mo most of the time what we do is that we just throw it outside in a, a garbage can. and that garbage can goes into a big garbage can that gets into a landfill and it's all a problem. galline. <laughs> yes. So, this is not a waste. It's Quindi, a resource. Questa non è uno scarto, ma è una risorsa. So so how do it? You may say that I don't have a large garden. Quindi tu forse magari potresti dire ma io non this. ho un giardino per fare questo. These, uh, Puoi semplicemente però utilizzare una tua pianta, una pianta che hai in casa. But if you have a small backyard garden, the best thing is that make a small pit about 4 um, inches about 10 deep. Uh, Però, ad esempio, se tu hai un giardino, puoi semplicemente fare un buco di circa 4 cm e mettere il, lo scarto and cover with ah, the soil. e coprirlo con il terreno. Questo per quanto riguarda l'esterno. We learn from the cats and dogs. Eh, questo metodo noi lo impariamo dagli animali come il ah, gatto eh. e il cane. Because cats and dogs after <laughs> defecation they just cover it. Perché just eh, that. questi animali dopo aver defecato coprono i loro ah, escrementi. Okay. So, uh, quindi adesso you, vi faccio vedere come farlo se non avete il giardino, quindi Dovreste avere un vaso un pochino più grande. From the side, la prima cosa che devi fare è, è da un, togliere il. Ok. Prendi la terra. From the sides of the pot, da una parte. The roots, e lo togli senza disturbare le radici. So that you a, a, a like, quindi devi creare un po' un tunnel. Ok, over here like this. Right. So, yeah. And, and keep it aside. Uh, and once this like this, una volta che hai creato questo tunnel. Prendi una parte del questa della banana. take this del, banana. Okay. You see that the plastic is not there. La plastica la togliamo. Okay. You, you the, la, la inserisci nel, nel tunnel. You Se vuoi puoi anche tagliare a pezzettini la buccia. Okay. Put it over here. City, Sheen, and and then Cover it with your waste. E poi dopo lo copri con il terreno che hai tolto. Questo è molto importante: se tu non lo copri con il terreno, you will get lot of flies. For, for sfortunatamente attirerai un sacco di mosche. Ok, una volta che tu hai pressato, la tua banana è stata inserita ed è pronta per yeah, essere no, no, compostata. Non dovrò più comprare le pipette per eh, diciamo per eh, dar da mangiare alle piante, sì. fertilizzare le piante. Dopo un po' non ha bisogno di nulla, cioè non devi comprare nulla. Dopo un po' vedrai lo puoi fare anche da un altro lato della, del vaso and watering also the washings of the rice the washings of the lentils e, you don't throw it, you water your plants e quando devi innaffiare le piante utilizza l'acqua uh, dove hai messo il, a bagno il il il, le, sì, so, le lenticchie o il riso bello you, so you so you of, uh, Quindi se you hai una grande pianta the, con un grande vaso lo puoi, utili, puoi questo, utilizzare questo metodo so insomma. this is low cost questo è low cost, veramente cioè, low cost. <ride> anzi a basso costo. Davvero. Grazie mille, professor Tim, è yeah. stato davvero importante per noi averla qui, un vero onore, ringrazio anche Michela Grazie a E non mancheremo ad uno dei vostri corsi. Yeah, Grazie, yes, eh, arrivederci e la banana o. Oh. O, se avete, non so, della buccia delle carote Qualsiasi o cosa che è biodegradabile. Qualsiasi, that is biodegrad that is sì. qualsiasi cosa che plastic. è biodegradabile. Ma magari non il pesce o la carne, no? What's it? Not meat o fish. Not meat, because you're doing it in the house, but if you're doing Uffa. it in the soil, yeah. <laughs> if you're doing okay. it outside, you can se, use meat or fish. se lo fai al di fuori, puoi anche utilizzare ah. il pesce e la carne. Però, in casa Però magari è magari no, se non avete cani o gatti, se no vanno a. Yeah, because you know, se avete cat in quel caso it. dovresti coprirlo in un modo diverso per far sì che il gatto e il cane okay. non vadano a disturbare. Yeah. Grazie mille, yeah, yeah, arrivederci. Per noi è stata davvero una bellissima puntata, spero che eh, sia stata interessante anche per voi. Vi ringrazio e arrivederci. Buon proseguimento di serata. Yeah, thank you.